Non pensare a quello che ti piace, pensa a quello che funziona. Ora è una frase un po' così buttata lì se vogliamo, ma cerchiamo di approfondirla. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. La frase sembra un po' buttata lì. In realtà, l'ispirazione di questo video è data da Damian Keyes. Damian Keyes ha un canale YouTube, così come tanti format online, nel quale cerca di guidare i musicisti, soprattutto chi si autopromuove, nella pubblicazione e promozione dei brani, nelle dinamiche che avvengono nel mondo della musica, soprattutto indipendente, e quindi offre tutta una serie di spunti interessanti per chi vuole fare produzione musicale. Oggi citavo un autore di un libro di business nel quale diceva: se vuoi diventare ricco, devi andare dove sono i soldi. E questo discorso si applica su tutti gli elementi. Se vuoi opportunità, devi andare dove sono le opportunità, informazioni, conoscenza, spunti e così via. Se vuoi suonare, devi andare dove sono le date, eccetera. Bisogna andare nel punto della mappa dove c'è la X che corrisponde al tesoro. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire tantissime cose che potrebbero essere interpretabili sotto vari punti di vista. Innanzitutto che niente ti piove dal cielo, bisogna andarsela a cercare e bisogna andarsela a cercare nel posto giusto, quindi andare in giro, fare networking, trovarsi le occasioni intanto, ma quello che mi viene in mente è di pensare a ciò che funziona e tenere da un altro lato ciò che ti piace. E questo vorrei spiegare meglio dal mio punto di vista, che corrisponde un po' anche al percorso che ho messo in atto negli ultimi anni. Non significa che ciò che ti piace non funziona a prescindere. Questo assolutamente no. Così come non significa seguire ciò che funziona, quindi ciò che va di moda, ciò che porta i soldi dimenticandosi ciò che ti piace. Mi mette un po' di tristezza quando vedo dei bravi colleghi, dei bravi DJ che avrebbero un gusto musicale, ma si infilano in situazioni nel quale hanno un lavoro stabile, sicuro, quindi fanno quello che devono fare, tenendo completamente da parte, in ultima istanza, ciò che a loro piace e il loro gusto. Ovviamente sono scelte che non discuto, però non è quello che consiglierei, perché alla fine il nostro non è un lavoro nel quale possiamo tenere la passione e le emozioni in ultima istanza. È un lavoro che vive e si nutre di quello, quindi non è semplicemente un lavoro che si fa perché ci porta guadagno. O meglio, chi la vive così, la vive in un modo che non è assolutamente il mio. Però dall'altro lato dobbiamo renderci conto che non possiamo pretendere che ciò che piace a noi sia quello che effettivamente funziona e quello che effettivamente porta un lavoro e un guadagno. E allora cerchiamo di considerare queste due cose un attimo separate. Dobbiamo cercare di capire quello che funziona davvero, quello che piace, quelle serate dove ci vanno le persone, dove si guadagna. Se sei un organizzatore, quello che ti porta a fare l'incasso, a recuperare le spese, a recuperare gli investimenti. Se sei un produttore, quello che viene ascoltato di più oggi, quello che viene venduto per ogni singola nicchia, perché alla fine ci sono i progetti più generalisti, poi ci sono i vari generi, sottogeneri, eccetera. Allora bisogna avere un occhio a quello che sono le tendenze del momento. Perché non si può pretendere che solo ciò che piace a noi sia effettivamente ciò che piace a tutti. Se vuoi lavorare nel settore, ti devi rendere conto dove sono i soldi, dove vanno, dove si muovono e perché. Se invece vuoi pensare a solo quello che ti piace, va benissimo, ma, come dire, tieni il discorso economico da un'altra parte, perché è molto probabile che non ci sia tutto quel giro necessario. E ancora, magari quel giro necessario ci può essere, ma c'è da fare una scalata importante. L'obiettivo primario sarebbe di combinare queste due cose, fare quello che ti piace
e guadagnarci anche sopra e magari sostenersi e magari fare questo come unico lavoro. Però è un obiettivo di lunga gittata, di lungo periodo da mettere sul piatto con le dovute precauzioni. Anche perché se sei mosso dalla passione, che è una delle componenti fondamentali per fare musica sotto tutti i punti di vista, il rischio è proprio che questa passione deperisca se curi soltanto gli aspetti legati al lavoro, al guadagnare, a lavorare più sere possibili perché così almeno ti ci paghi le bollette. E allora non c'è niente di peggio che lavorare in un mondo dove si dovrebbe essere mossi dalla passione se questa passione non c'è più. L'unico modo per preservarla è curarla, la propria passione. E quindi una scelta che potrebbe essere intelligente è quella di separare la propria tipologia di lavoro andando a curare da una parte quello che ti fa guadagnare, quello che ti fa girare un po' di soldi e con il tempo e anche quei soldi che avanzano investire su ciò che ti piace prima di tutto per te, per stare bene anche a livello psicofisico. Per dedicare alla creazione, all'arte, se vogliamo, fine a se stessa, che in questo modo potrebbe un giorno portarti poi a guadagnare, quindi anche a lavorare in un certo modo, a raggiungere degli determinati obiettivi, in modo da abbandonare ciò che fai soltanto per lavoro. È come se tu avessi un secondo lavoro semplicemente nel fare musica. Credo che questi due aspetti vadano misurati e portati avanti insieme. Almeno questo è quello che sto cercando di fare. Ovviamente bisogna fare in modo che non ci sia conflitto tra questi e soprattutto che la tua immagine non sia in qualche modo resa in modo confusionario nei confronti di chi ti segue all'esterno. Ma sul discorso di come comunicare se stessi e di come vendersi ne parliamo in seguito in un modo specifico. Fammi sapere che ne pensi e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.